Da Torino Lione non arriva a Lione, si ferma 30 km fuori da Lione e devi prendere il bus o il taxi per arrivare a Lione, quei 45 minuti che ti sei risparmiato nel tuo accesso dentro il taxi. Questa è l'informazione, se non lo sapete, non dire che la stessa informazione militante è stata presa in questo argomento. Con un appassionato intervento sui diritti umani e sull'informazione, Henry De Luca ha aperto questa mattina a Palazzo San Giacomo la presentazione dell'ottava edizione del Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli. Noi appunto, presumendo di essere una democrazia, ci consideriamo immuni da queste compressioni dei diritti, ma da noi ce ne sono. Ce ne sono state praticate, specialmente nei confronti degli stranieri. Insomma, noi abbiamo ancora i centri di detenzione amministrativa, cioè per persone che non hanno commesso alcun reato tranne il fatto di essere poco in regola con la documentazione, quindi siamo ancora in difficoltà. E poi noi abbiamo un problema con l'informazione, la nostra informazione è scadente sul piano europeo proprio, della libertà di espressione. Il nostro giornalismo è diventato meno un giornalismo di professionista dell'informazione e più un giornalismo di impiegati di un'azienda, che devono perciò all'azienda e a quel consiglio d'amministrazione il loro fatturato, il loro prodotto, che deve essere in linea con i canoni dell'amministrazione. I film in concorso saranno presentati dal 9 al 14 novembre nel Teatro dell'Accademia di Belle Arti, mentre in diversi altri luoghi della città si terranno proiezioni, incontri coi registi e autori e dibattiti pubblici. 50 film, di cui 25 in concorso e 25 fuori concorso. Portiamo 50 ospiti, di cui la metà viene dal nostro paese, il resto più o meno dal resto del mondo. Quindi c'è un movimento di persone che rende Napoli per una settimana capitale dei diritti umani. Non è una formula, uno slogan vuoto, ma è un fatto vero, concreto. Tra gli eventi internazionali, il cinema di Jorge Denti, che ripercorre il viaggio attraverso l'America Latina del giovane dottor Ernesto Guevara, mentre le due attiviste Ulka Mahajan e Roma Malik racconteranno le lotte sociali e le contraddizioni dell'India contemporanea. Napoli veramente sta facendo tanto in termini di cultura e questo è un festival importante sui diritti umani di Napoli, che poi si fa in tanti posti strategici della nostra città, anche posti in cui ci sono tante realtà giovanili culturali importanti e di territorio, come l'ex OPG a Mater Dei, l'asilo Filangieri, il teatro Onesta a San Giovanni, il PAN. Insomma, è una città che è ritornata protagonista a livello internazionale su temi complicati come quelli dei diritti civili e delle libertà civili, no? Si parla anche in questi giorni. Marron, marron, la luna de tua noche. Il programma del festival su www.cinenapolidiritti.it. Tappado de rocío, perfecto dormilón, soñaba algún baldío.